coda al film, abbiamo questo incontro con i nostri ospiti antonioniani. Comincerei col presentarvi, adesso vediamo come si sedono, così come al solito dico dalla mia sinistra Roberto Calabretto, Carlo Di Carlo che è al centro e Lorenzo Cuccu all'estrema sinistra, posso dirlo. Non cominciamo con le battute, con le provocazioni. Bene, allora, come io vi ho detto all'inizio, prima della proiezione, l'occasione era troppo ghiotta, quella del centenario della nascita di Michelangelo Antonioni, quella del cinquantenario dell'Eclisse e l'uscita di volumi e di progetti di volumi di cui oggi parleremo su Michelangelo Antonioni, per troppo ghiotta per non approfittare di alcuni nostri ospiti, anche perché Roberto Calabretto, come sapete, insegna qui a Gorizia, al Downs, e anche è il presidente del corso di laurea. Lorenzo Cuccu è già stato con noi 2 settimane fa, perché è grazie a lui che abbiamo potuto avere Vittorio Taviani qui presente e l'altro grande soggetto dei tanti studi di Lorenzo, oltre ad Antonioni, è stato proprio il cinema dei fratelli Taviani, e abbiamo nuovamente a Gorizia uno dei membri del comitato scientifico Casiraghi, Carlo Di Carlo, che tutto a caso è stato, non insegna, ma è stato uno dei più importanti, se non il più importante, di coloro che sono stati allo stesso tempo vicini a Michelangelo Antonioni e studiosi di Michelangelo Antonioni, una cosa un po' rara forse nel cinema italiano, specialmente oggi, quella di accompagnare, insomma, l'opera di un autore. Oggi quest'arte è un po' scomparsa, ad essere allo stesso tempo collaboratori e critici. Quindi non è ovviamente nostra intenzione, e ne potremmo mai farlo in pochi minuti, spiegare Antonioni, e non è un convegno accademico. A me piacerebbe invece, proprio partendo da Carlo, quindi invertendo l'ordine alfabetico in questo caso, che loro ci raccontassero oggi come vedono tanta parte della loro vita dedicata in qualche modo al cinema di Antonioni, e quindi la mia prima domanda è: che relazione c'è con questo passato così forte che oggi ricordiamo? Ma la relazione è totale, cioè nel senso che quando si è dedicata quasi una vita a qualcuno e si è stato compagni di strada di queste persone, soprattutto poi importanti come Michelangelo, e questo significa anche rivivere in continuazione questo passato che è sempre presente, quindi cercando anche di trasmettere quello che è possibile. Io sono impegnato in questa impresa un po' folle che mi sono dato il compito di fare, pensando, dopo aver fatto nel 2008, dopo la scomparsa di Michelangelo, aver realizzato questo film di un'ora che andò a Venezia nel 2008, che si chiama Antonioni su Antonioni, in cui avevo cercato, dato che Michelangelo da 20 anni non aveva più l'uso della parola, come voi sapete, a seguito di un ictus, di far parlare Michelangelo, cioè era un vecchio progetto che io avevo già quando facevo il progetto Antonioni, quello di raccogliere tutta una serie di materiali nel mio archivio di sue presenze in trasmissioni televisive, incontri, cose straordinarie, tanto è vero che contrariamente a quello che si fa di solito, cioè si va negli archivi, nello specifico caso della RAI, per cercare il materiale su, sono stato io che ho detto alla RAI dov'era questo materiale, perché la RAI non sapeva neanche di averlo, nel senso che erano, cioè io avevo registrato tutte le volte che Michelangelo partecipava a trasmissioni televisive, da Baudo piuttosto che da Costanzo, dalla Raffaella Carrà, Gianni Minà, per i festival in occasioni varie, eccetera. Questi servizi o queste dichiarazioni o piccoli e brevi incontri che Antonioni faceva, e quindi è venuto fuori questo film di un'ora dove Antonioni parla dal primo minuto al 58° minuto,
E questa mi sembra una cosa, insomma, che ha avuto un suo, cioè che ha una sua importanza, perché intanto fa vedere che Antonioni smentisce se stesso, cioè Antonioni famoso per i suoi silenzi, per aver detto poco di sé, per aver parlato poco di sé e della vita e del cinema, e si è stato sempre avaro di parole, invece vedendo questo, questa ora si ha la sensazione che lui ha toccato tutti i temi, ha parlato sempre di tutto, insomma è stato colpa degli altri non averlo colto, insomma. Allora, sulla falsariga di questo, che probabilmente vedrete l'anno prossimo, perché ne parlavo appunto prima con Roy, uscirà in una concomitanza, insomma, del centenario, ho avuto quest'altra folle idea, cioè quella di ricostruire nella pagina scritta tutto quello che Antonioni ha detto, ha scritto, ha dichiarato, tutto quello che esiste, diciamo, quindi è un'impresa che è da 2 anni che sto portando avanti, sono molto preoccupato perché ormai siamo alla scadenza, il 29 settembre il centenario, ci sarà questa grande mostra a Ferrara intitolata Lo sguardo di Michelangelo Antonioni e le arti, che causa terremoto è stata rinviata purtroppo nel 2013. Però noi che, insomma, con un'impresa come questo libro per il centenario, i centenari non si rimandano, e quindi è un libro che deve uscire entro l'anno, quindi io ho il fiato sul collo nel finire questa impresa che è veramente disperante per la vastità, l'insieme dei materiali, per il coordinamento generale, quindi insomma è una cosa moderna, che però mi appassiona e che se riesce, insomma, è un documento piuttosto esaustivo. Io però volevo parlare, dire brevemente di questo libro di Roberto Calabretto, che ho avuto modo solo purtroppo di sfogliare, che mi sembra un libro di grandissima importanza, ma non solo per gli studi su Antonioni, ma perché mai io credo che un musicologo con rigore scientifico abbia saputo parlare e definire e rintracciare tutti i segni e segnali di che cosa ha significato la musica per Antonioni, che è esattamente il contrario di quello che solitamente si fa nel cinema, cioè nel cinema c'è la musica come commento al film, mentre Antonioni ha sempre parlato che la musica è una funzione del film, e quindi sono due mondi esattamente opposti e non paralleli. E mi pare che il rigore scientifico con cui Roberto ha affrontato questo argomento sia, quindi è un libro che vi raccomando assolutamente di leggere per questi motivi. Prima di passare a Roberto, volevo sentire anche appunto Lorenzo, che ho citato insieme a Carlo, insieme a Giorgio Dinazzi, forse, che oggi manca, insomma, sono i tre che hanno definito gli studi su Antonioni in Italia. E chiedevo a Lorenzo, la cosa interessante, credo, è che nel tuo caso lo studio di Antonioni ha coinciso anche, secondo me, nel corso degli anni, con una pratica di analisi del film, cioè, come dire, le due cose si tenevano insieme. Da una parte Antonioni era il soggetto migliore, forse, per esercitare anche una scienza del cinema come l'analisi del film, che stava via via definendosi, e allo stesso tempo anche l'analisi riceveva da Antonioni grandissimi spunti. Volevo capire anche, visto che su alcuni dei testi di Lorenzo molti di noi quando eravamo giovani si sono formati per imparare l'analisi del film, come ricorda questa esperienza? Posso dire una cosa prima di dare il microfono a Lorenzo? Si è fatto benissimo a dirlo, perché io credo che il lavoro di Lorenzo sia stato fondamentale negli studi su Michelangelo, perché lui era accanto a Chiarini nella prima cattedra di cinema in Italia, e quella che, a parte che lui ha spiegato Antonioni a Chiarini, quindi non bisogna dimenticare anche una cosa importante come questa. Chiarini, Michelangelo ha studiato e ha fatto 4 mesi al centro sperimentale in epoca Chiarini Barbaro,
e quando si pubblicavano i primi libri fondamentali di Eisenstein, di Pudovkin, insomma sul linguaggio del cinema, e quindi un periodo estremamente importante, ma dove c'era poi anche questo rigore che poi è stato messo in discussione negli anni successivi. E quindi diciamo che Chiarini non ha mai visto Antonioni nel modo giusto per questo, no? E quindi io credo che sia stato Lorenzo che ha fatto capire, perché poi c'è stato un avvicinamento di Chiarini con Antonioni, no? Successivamente, e la sua tesi di laurea diventò quel primo volume suo di cui tu parlavi, dell'analisi del film, cioè la visione la visione come problema, che poi è il suo inizio della ricerca del significato, del segno del significato dello sguardo in Antonioni, no? Che è stato fondamentale nei suoi libri successivi, che sono dei testi fondamentali per gli studi su Antonioni, insomma, non soltanto accademici. Grazie. Sì, io mi sono avvicinato a Antonioni da studente, anzi prima da spettatore. Ho visto L'avventura nel cinema sotto la ferrovia di San Pier d'Arena, Genova, sono rimasto sconvolto, appena ho potuto, non scrivevo di cinema allora, ho scritto per un giornale che facevamo insieme a Romano Luperini e ad altri da studenti a Pisa, e poi quando è arrivato Chiarini gli ho detto: io voglio fare una tesi su Antonioni, e lui mi ha detto sì. No, mi ha detto sì, però dovrai dire, la tua tesi sarà questa, che il cinema è diverso dalla letteratura e che Antonioni è letterario. E mi ricollego a quello che dicevi tu, Roy. Questo mi ha posto un problema di collegamento fra lo studio di Antonioni, da appassionato, ancora non pensavo alla teoria dell'enunciazione, dello sguardo, eccetera. Però collegare la mia passione per Antonioni, nata quando ho visto L'avventura e poi quando ho visto il film che avete proiettato oggi, e poi ne vorrei tornare parlando del tuo libro, sull'Eclisse, e collegare questo, la passione per Antonioni da appassionato di cinema, con i problemi di metodo che si ponevano, e quindi è colto bene. La mia storia è stata questa, attraversare Antonioni a partire prima dalle teorie della pura visibilità, della ipersensorialità produttiva, tutte queste cose qui che ho scritto nella visione come problema, e poi confrontarle con le cose nuove, diverse, con la teoria dell'enunciazione in particolare. Ecco, quindi il percorso è stato questo. Però io voglio... E Michelangelo mi disse: ma dice, c'è un matto lì che sta con Chiarini, che si è messo in testa di fare una cosa. Sì, no, perché Chiarini gli aveva detto che l'avrei massacrato, Antonio. Cioè, vabbè. No, invece dopo, quando uscì il libro, videro che non è... Cioè, che c'era un amore per il cinema di Antonioni, al di là poi della volontà però di usarlo come occasione di che sconvolse Chiarini. Sì, no, ma è vero che nacque un rapporto più stretto fra i due quando eravamo a Urbino, Antonioni venne due o tre volte, è vero questo. No, neanche io. Ho fatto apprezzare Antonioni la zuppa la ribollita, perché mia moglie la fa benissimo, ecco, come fra gli aneddoti. No, e volevo dire anche però che poi, quindi è stato un approccio da studente, poi da studioso, però poi grazie a Carlo ho avuto dei rapporti anche più da vicino, insomma siamo stati insieme in Portogallo, in Francia, e quando già non parlava, e a proposito di quello che ricordavi, Antonioni silenzioso, eccetera, eravamo a Evora, ti ricordi quel posto, e eravamo rimasti seduti a tavola solo io e lui, e io non sono un gran parlatore, lui non lo è mai stato, ma poi non poteva, e mi ha guardato e mi ha detto: parlare. E io ho detto: ma vabbè, non è importante. E lui mi ha detto: no, è importante. In quel momento il rifiuto, o insomma il fastidio per la parola che aveva avuto, gli si era rovesciato. È una cosa che mi è rimasta
proprio dentro il cuore questa, l'ho scritta anche in uno dei libri che... anch'io l'ho potuto sfogliare proprio oggi pomeriggio il libro, però si fa pratica e si vede se un libro ha valore o non ha valore, insomma. Uno dei vantaggi dell'età è quello, ci sono anche gli svantaggi. No, ecco, allora, dicevo l'eclisse, c'è un passo, tu citi Antonino, che dice, ma la vera musica per il cinema, secondo me, sono i rumori. Ecco, io devo dire, io sono semi-analfabeto, quasi del tutto analfabeto dal punto di vista musicale, però la sensibilità, il tipo di sensibilità che aveva Antonioni, così come all'immagine, anche a questa iper, quella che lui chiamava la nuova percezione delle immagini e dei suoni, nell'Eclisse viene fuori in un modo clamoroso, secondo me. C'è la sequenza delle aste delle bandiere, del rumore, che secondo me è il più bel pezzo di cinema, di musica per cinema che sia mai stato fatto. E quindi, sì, bisognerebbe dire la Morricone. E quindi davvero, per quello che ho potuto leggere, apprezzo il tuo libro perché ha saputo davvero entrare nella, da musicologo, da competente, non da analfabeta come me, nella profondità del rapporto col suono che Antonioni aveva. E quindi ora lo leggerò e poi ti scriverò con più calma altre osservazioni che questo libro merita. A proposito dell'Eclisse che avete appena visto, vi avrà divertito sentire la canzone di Mina. La canzone di Mina è sul testo di Antonioni, che si è firmato Ammonio Sacca, che era lo suo pseudonimo, no? E che lo divertiva da morire perché la radioattività che brivido mi dà, no? E lui ricordava sempre questa cosa perché era, mi ricordo, una discussione feroce una volta, perché in quel periodo era il periodo di Gunther Anders, dell'atomica, dei vari cosi, e lui rideva sulla cosa, ma quale atomica, ma non, cioè proprio non si poneva il problema, cioè non voleva neanche sentirne parlare, no, tant'è vero che appunto la radioattività che brivido mi dà, no? Citatissimo e molto complimentato Roberto Calabretto, il volume è questo, Antonioni e la musica, e appunto essendo nuovissimo non è stato ancora letto quanto lo sarà da adesso in poi, allora i complimenti li abbiamo già fatti, adesso torniamo all'autore che non si può complimentare da solo ma che ci può raccontare invece così come ha lavorato, come ha studiato, come ha composto questo libro. Sì, innanzitutto è stato un percorso molto molto lungo, di veramente molti anni, perché la materia era molto complicata e molto, molto problematica. Ecco, in questo cammino ho avuto anche molte persone che mi hanno aiutato, qui c'è Carlo Di Carlo, sono stato più volte a casa sua a Roma, Giorgio Tinazzi è stato un altro interlocutore privilegiato. Ecco, questo testo, come dire, mi ha impegnato per molti anni, perché in effetti, faceva molto piacere quello che Lorenzo Cucco anche diceva, Antonioni scardina veramente quelle che erano le tipologie del paesaggio sonoro cinematografico del cinema italiano, appunto, degli anni in cui lui ha operato. Certe affermazioni di Antonioni mi colpivano, tra l'altro messe un po' tutte assieme ne è risultato un quadro di coerenza teorica, a mio avviso, straordinaria nei confronti della musica per film. Antonioni che maltratta, tra virgolette, i musicisti, Fusco che dice mi costringe sempre a restringere le partiture, mi dice togliamo uno strumento, mi dice ma questo non possiamo toglierlo, cose che anche ho avuto la fortuna di poter verificare perché ho conosciuto la figlia di Fusco che mi ha mostrato il suo archivio e si vede benissimo tutti i tagli che le partiture appunto subivano. E le testimonianze di Herbie Hancock che dice ma mi ha fatto registrare un sacco di musica, poi sono andato a vedere Blow Up, ho visto tutto tagliato. Le testimonianze dei Pink Floyd che hanno detto abbiamo registrato ore e poi sei minuti in tutto il film. Ecco, quindi questo regista incredibilmente esigente, questo regista che mortificava i compositori, questo regista che alla scuola Razione di Cinema fa una
un incontro con gli studenti e dice: ma cos'è la musica per il cinema? E si rivolge a Fusco, gli dice: beh, Giovanni, è il caso che tu esca, che non vorrei che tu ci restassi male. Ecco, che quindi aveva questo rapporto apparentemente strano per una persona che si occupa di musica per film, sembrava non essere proprio il regista con cui ci si doveva appunto confrontare. Ecco, in realtà questo iter è stato un iter incredibilmente interessante, perché Antonioni non rifiutava la musica, come stupidamente qualche collega musicologo ha scritto nel corso appunto degli anni. Ricordo anche un'affermazione veramente incredibile, Antonioni che usa della musica molto banale, dozzinale, no? Ha scritto uno. E che in realtà Antonioni utilizzava la musica andando contro quelli che erano gli orizzonti sonori del cinema italiano di allora. Quegli orizzonti sonori che vedevano la musica ad esempio come una presenza continua dall'inizio alla fine di un film. Antonioni dice: questo è detestabile. Gli orizzonti sonori che utilizzavano le orchestre di ampio respiro sinfonico e che, per cui secondo Antonioni, schiacciavano appunto le immagini. Ecco, tutta questa, Antonioni dice, non è la musica cinematografica. Non è assolutamente musica cinematografica, questa è una constatazione che risulta essere banale, ma che in realtà è eccezionale, dice, quella musica che si può ascoltare in una sala concertistica. Perché se funziona in una sala da concerto non è più musica pensata per le immagini. Allora pensiamo a tutta la musica di grandi compositori che il cinema italiano ha avuto, che si eseguiva, si trasponeva direttamente in suite sinfonica e che si ascoltava, quante volte Muti ha eseguito musica di autori cinematografici. Antonioni che dice: ma se la musica per film si può ascoltare in un supporto discografico, allora quella è una musica che ha una sua autonomia e non è musica cinematografica. Allora il percorso incominciava a farsi interessante. Qual è la musica cinematografica, secondo appunto Antonioni? È quella musica che è pensata direttamente per le immagini. Constatazione banale, semplice. Certo, ma una constatazione che negli anni 70-80 era ancora problematicissima. È quella musica che riesce a dialogare con le immagini. Per cui è una musica che può essere un pianoforte solo, il grido. Con Lia De Barberis, che anche ho avuto la fortuna di conoscere, appunto mi diceva, eravamo lì in sala di registrazione, Fusco vicino a me che mi diceva: vedrai che dopo arriva e ti dice di togliere, suona piano. Ecco, perché è stato un percorso anche interessante per conoscere appunto tutte queste persone. Quindi è quella musica di un semplice pianoforte, la musica di un pianoforte sassofono che troviamo appunto in Cronaca di un amore. È una musica che addirittura nell'avventura, un film che ho trovato anch'io straordinario, per circa tutta la prima parte del film tace costantemente, entra poi nella seconda parte, una musica per lunghi silenzi. Ecco, tutto questo è cominciato, a mio avviso, a essere interessantissimo. Ho trovato poi l'altra grande faccia del cinema antonioniano, dal punto di vista sonoro, quando Antonioni dice: ma qual è allora tutto sommato la vera musica per film? E usa questa immagine straordinaria, dice, una partitura, quindi usa un termine proprio musicale, di rumori. Una partitura di rumori, dice. Però, dice, poi alla fine dovrebbe essere il regista a dirigerla. Verissimo. È la maniera con cui lui utilizzava i compositori, no? Uno strumento nelle sue mani, la sua grande capacità, la sua grande intuizione, la sua grande sensibilità, poi riusciva appunto a coordinare. E che cos'è allora una partitura di rumori? Sono tutti rumori registrati, ad esempio, nell'avventura. È il finale appunto dell'Eclisse, che è una vera e propria partitura di situazioni rumoristiche che lui riesce appunto a combinare. E la sequenza finale di Reporter, certo, con cui anche chiudo appunto il mio volume. Ecco allora che è nato appunto in me tutto questo sforzo proprio di entrare all'interno, come dire, di questa componente sonora. La musica per film non è solo musica, ma è anche rumori, sono suoni di sintesi, che l'universo antonioniano, a mio avviso, si è rivelato come referente privilegiato. L'ultima cosa è stata un'avventura, perché io ho lavorato su alcuni registi nel corso dei miei anni appunto di ricerca, ma adesso non vorrei ridurre banalizzando, cioè tutto sommato trovate un po' le coordinate, il cinema di Fellini è veramente un cinema che si riflette nella musica di Rota, il cinema di Visconti sappiamo tutti i referenti appunto operistici, ecco, il cinema di Antonioni è un cinema che cambia costantemente i propri universi sonori.
Antonioni si è legato Fusco nella sua prima parte, poi c'è stato Gaslini, poi c'è stato l'ingresso di Gelmetti, su suggerimento appunto anche di Carlo Di Carlo, che presta i suoni di sintesi appunto in Deserto Rosso, poi c'è stato Herbie Hancock, poi c'è stato Pink Floyd. Ecco, perché? Perché, contrariamente ai registi che legavano indissolubilmente il loro nome ad un musicista, come dice Zurlini, il musicista è come una giacca, lo indosso e mi sta sempre bene, no, Antonioni, c'è una cosa appunto fondamentale, che ogni film richiede il suo commento sonoro, per cui anche questa necessità di sperimentare costantemente nuovi universi, che rendono proprio anche tutti i film, a mio avviso, un iter in costante evoluzione. Ecco, questo per cui io penso che effettivamente la filmografia antonioniana sia veramente un punto di riferimento proprio privilegiato per la storia della musica per film. Ho cercato un po' di restituirla, ecco, in queste pagine. Ecco, volevo chiedere per esempio a Carlo, l'altro giorno è stato qui, come ben sai, Lorenzo Bellizzari, e Lorenzo diceva: ma è un peccato che dei grandi registi italiani proprio di Antonioni manchi una biografia completa e dettagliata. Come rispondi a questa mancanza? Quello che stai per fare. Perché in effetti è interessante questa cosa. Questa però, cosa che tu dici, è una specie di autobiografia. Esatto. Perché l'idea è che non sia evidentemente stato nemmeno facile per tanti motivi, insomma. Esatto. E un'altra cosa mi piaceva chiedere a entrambi, e poi dopo ritorno su una cosa con Roberto Calabretto, è abbastanza curioso, penso specialmente alle generazioni che poi sono arrivate successivamente, come Antonioni, per esempio, di fronte a spettatori più giovani, abbia avuto questo strano andamento, per cui da cineasta studiatissimo e amatissimo ha avuto poi un periodo in cui è stato altrettanto detestato, non se ne poteva più di Antonioni, alcuni grandi dizionari molto famosi l'hanno ridimensionato in maniera brutale. Basta con eccetera. Però poi contemporaneamente la cosa... lo so. E ha parlato di Lynch, ok. Però la cosa poi interessante è che, come al solito, ce l'hanno poi insegnato dall'estero, perché tutto un movimento di cinema orientale, penso agli anni 90 e anche agli anni 2000, ha recuperato Antonioni, anche maestri del cinema di oggi, come Simon Liang, Hou Hsien, eccetera, eccetera, non solo evidentemente fanno film ispirati a Antonioni, ma lo dicono apertamente, e allora quella cinefilia più giovane ha ricominciato a considerarla, ma allora forse l'ha recuperato. Ovviamente parliamo di una frangia, perché Antonioni è un maestro indiscusso del cinema, non studiano. Però mi sembrava interessante questa storia anche della ricezione di Antonioni, e forse Antonioni è anche uno che non ha lasciato, o che non è... di cui non si è riuscita a raccogliere una grande eredità, anche ciò di cui parlava Roberto intorno all'uso del suono, all'uso della musica e a una teoria delle immagini, a parte un paio di cattivi imitatori, non ha, come dire, figliato tanto quanto il fellinismo, per esempio, nel cinema. Non so cosa ne pensate. Me lo domandava una giornalista prima. Il problema della generazione di Michelangelo è che nessuno di loro ha lasciato eredi, questo è il punto, e ha creato allievi soprattutto. Invece, un altro problema è perché alle generazioni degli spettatori, non a parte degli imitatori, insomma, o gli eredi, è vero, c'è una percezione che oscilla, ma che cambia nei tempi, e anche rispetto ai film, un film detestato all'inizio, dai giovani, come Zabriskie Point, perché quando uscì ne parlarono tutti male, eccetera, eccetera. Adesso è adorato perché, e chiedo, ma perché? Perché è un'emozione continua, visiva e anche
sonora, perché lì ci fu una scelta che tu racconti poi nel libro, un lavoro di maltrattamento. Sì, di... che poi non è Pink Floyd, non è così, perché io c'ero alla registrazione di Pink Floyd, Allora, questa cosa delle generazioni in realtà è uno studio molto più accurato e profondo che bisogna fare. Ha a che fare con davvero con la storia della cultura e con la storia della cultura attraverso le generazioni. Va al di là della scuola Antonioni o non scuola Antonioni. È davvero. Ci permetterebbe, sarebbe una spia per capire cosa cambia nella sensibilità, cosa è cambiato negli anni, nei decenni, ormai sono decenni, anche tanti ormai, cosa è cambiato e come e perché. E questo però è uno studio che io non ho più tempo di fare, insomma, che qualcuno farà, spero. Io a Roberto volevo chiedere una cosa simile, nel senso che ci ha già spiegato come le scelte di Antonioni è addirittura, insomma, una, di fatto praticamente un discorso teorico sulla musica contenuto nelle sue scelte, nei suoi film, fosse unico nel panorama e negli usi correnti dell'universo sonoro del film. Ecco, poi successivamente questo tipo di approccio alla musica al suono in Italia ha avuto, come dire, dei riferimenti anche magari non solo nel mondo del cinema? Ma direi che la consapevolezza nei confronti delle potenzialità proprio del suono le vedo solo in lui, sinceramente.